non l'utilizzo del latte in polvere nei formaggi e questo è il tema che si è sviluppato nell'appuntamento di Terra Madre Dei che si è svolto a Carovigno per la prima volta in piazza Insegna. Ad organizzare la giornata l'ha condotta Slow Food Alto Salento in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'istituto alberghiero Sandro Pertini di Carovigno. Questa serata è intitolata la resistenza casearia. Perché questo? Eh, qualche settimana fa la Comunità Europea ha sanzionato l'Italia perché vieta l'utilizzo di latte in polvere nella produzione di formaggi. Siamo l'unico paese al mondo che praticamente vieta questa pratica. Questo chiaramente è un proprio, vero e proprio perché praticamente concederemo alle multinazionali di fare i formaggi in, in qualsiasi parte dell'Italia dell omologandole e facendo una produzione molto bassa, quindi Slow Food questa sera qui a Carovigno con questo Terra Madre Day ha voluto ribadire eh, con forza questo no al latte in polvere nei formaggi. Un Natale diverso dal solito, non lo diciamo noi, ma lo dice la gente del posto e anche comunque gente che sta venendo dai paesi vicini ad ammirare la nostra Carovigno anche in un'atmosfera così coinvolgente come quella natalizia. E questa sera un evento particolare, un evento molto importante all'interno del calendario natalizio che è Terra Madre dei, quindi un evento in collaborazione con la condotta Slow Food Alto Salento e l'istituto alberghiero Pertini eh, di Carovigno. E noi ringraziamo tanto le aziende che hanno comunque partecipato e sono state coinvolte a questa bellissima iniziativa fra cui in particolare la comunità di produttori caseari dell'Alto Salento con il caseificio Lanzillotti di San Vito e dei Normanni il presidio Slow Food Pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto eh, con l'azienda agricola Calemone di Torre Guaceto l'Osteria d'Italia Slow Food eh, in particolare la Locanda di Nonna Mena, il presidio del Biscotto di Ceglie con Allegri in Italy e i vini delle cantine Nuova Risveglio di Brindisi bene, grazie a loro. Eh, si è tenuta questa bellissima manifestazione che ha dato davvero una svolta anche in questo caso al, al Natale Forza Carovignese, perché per la prima volta questo evento viene portato in piazza. Eh, le altre volte avevamo deciso anche gli anni scorsi di, di mh, portarlo al castello, invece quest'anno eh, Abbiamo deciso che sicuramente una location più suggestiva dei mercatini di Natale di Carovigno non ci poteva essere. Un'atmosfera ricca di iniziative a pochi giorni dal Natale abbiamo questo evento importante che grazie al consigliere Anna Maria Petrosillo abbiamo portato qui in piazza Ansegna e casette che stanno dando una risposta positiva anche durante la settimana e in particolar modo durante il weekend. I commercianti sono contenti di questa iniziativa e con entusiasmo portano avanti le loro eh, rispettive attività. Felicissimi di partecipare a questa bellissima serata, l'alberghiero di Carovigno ormai è diventata una bellissima realtà in questo territorio, presente ormai da 12 anni e che cresce puntualmente anno per anno. Stasera siamo presenti con alcune preparazioni, con delle ricette riscoperte nella tradizione culinaria di Carovigno, eh, da dolcetti tipici di paste di mandorle eh, al vincotto che una volta le nostre nonne preparavano nelle nostre case. Quindi queste preparazioni che piano piano stiamo portando di nuovo alla ribalta grazie anche alla ricerca dei nostri ragazzi insieme ai nostri docenti.